davvero i più grandi auguri per una carriera che possa continuare ancora veramente per oltre, per oltre 50 anni ancora. Grazie, grazie, buonasera. Allora, buonasera, buonasera a tutti, mi scuso per chi è stato un po' di tempo fuori, ma accade quando ci sono delle serate particolari. 70 anni di età, 50 anni di palcoscenico, in un secondo li abbandoni, ti viene un'emozione, non sai mai se riuscirò a cantare. Sono così emozionato. E che deve parlare il grande Edoardo, gli esami non finiscono mai. Però è una cosa bella, se mi auguro che piano piano mi passi, perché sennò vabbè, canterò con più emozione, forse sarà ancora più bello. Lascio a te, io mi sento, posso cominciare a sedermi? Sì. Comunque ecco, il vero colpo poi di questa serata, oltre a lei, che è un grande, sono i musicisti. E quindi salutiamo e presentiamo i musicisti e il tecnico del suono, Danilo Trotta, e tutti gli addetti del conservatorio. Lasciate il microfono per dire i nomi. Allora, alla mia destra c'è Lorenzo Scotti, che suona il basso. Michele Cordova alla chitarra classica, diplomato al conservatorio San Pietro Maiello. E Antonio Corino, Allora, ma ci sto io perché. Sì, non sei tu che per... Poi abita questo palco quotidianamente, e con noi anche Quadrini, maestro Quadrini, e chi ha coordinato questo evento anche il signor Lello Gomez. Quindi un applauso forte ad entrambi. Come che si stiamo facendo all'inizio? Perfetto, il maestro Quadrini ha un doppio compito diverso. Devo io il mio ringraziamento, il mio applauso personale a lui che ha bussato. Assolutamente, prego, è sua. Adesso dovrei dire qualche parola giusto così su di lei, ma visto che tra gli ospiti è presente il professor Vincenzo De Luca, che ha raccontato la sua vita artistica in uno splendido libro, lo invitiamo a salire qui sul palco, prego professore, per illuminarci con qualche benvenuti anche da parte mia. Non è paraletteratura, non è letteratura marginale. La canzone classica napoletana, così come semplicisticamente siamo abituati a chiamarla, è una vera e propria questione letteraria, linguistica, letteraria, ed è un unicum al mondo. Napoli ha avuto due momenti nella modernità in cui ha fatto da guida nelle arti, nel 600 in pittura e nell'800 in letteratura. Nel 600, dopo l'arrivo di Caravaggio, con una scuola importante a Largo Monte Oliveto, con Filippo Vitali, si muoveva tantissima intelligenza artistica. C'erano pittori che arrivavano dalla Spagna, dalle Fiandre, e anche molte donne, arriva Artemisia Gentileschi per fare un nome. E poi l'Ottocento, che ci regala, e Napoli sfrutta questa opportunità, una letteratura regionalistica, perché in una nazione che non era ancora unita politicamente né culturalmente, bisognava sfruttare soprattutto i localismi, per cui se si vuole capire Milano bisogna leggere Manzoni per l'Ottocento, se ci si vuole avventurare in Sicilia basta leggere Verga oppure Capuano. Non è un caso che Verga fa molto sul vernacolo, quando invece Manzoni capisce che la proposta politica deve andare verso l'unità della nazione, cerca di lavare i suoi cenci nell'Arno. Napoli sfrutta questa opportunità, inventando la canzone classica napoletana, che è diversa da tutta l'altra letteratura, perché mentre si legge, e si legge soltanto il 5 maggio, faccio per dire, non si può leggere soltanto Era di Maggio, bisogna canticchiarla. E si era abituati quindi a scrivere per poi vedere quel prodotto che diremmo semilavorato ultimato in musica. Vecchi anni in volta
Melodica della canzone napoletana e sono particolarmente contento che i suoi 50 anni di carriera vengano festeggiati in questo conservatorio, perché qui si sono formati alcuni tra i più grandi compositori della canzone napoletana, a partire da Pasquale Nello Costa a Renato Carosone. Qui c'è un'aula intestata ad Achille Longo che trascriveva ed agonizzava le melodie che Salvatore Gambardella gli fischiettava. Quindi sono particolarmente contento di questo. Ho chiuso qui, auguro a Mario ancora 1000 anni di carriera. Ciao. Grazie, grazie a voi. Un abbraccio a voi. Prima di fare, ora da vicino a cantare insieme a me, grazie a voi. Oh,
Allora, no, c'è un altro pezzo che facciamo allegro. Credetemi, io spesso guardo le mie serate, già da qualche anno, dico, ma rapite tutta questa forza, mi guardi nello specchio. Ma, grazie a Dio, ma facciamo un allegro. Caro, una serata particolare, splendida, bellissima. Una serata meravigliosa, straordinaria, non so che parole. 70 anni di vissuti in una maniera meravigliosa, 50 di carriera passare in secondo, la serata più bella della mia vita, nel vero senso della parola. Grazie, grazie a tutti. Mi auguro che siano entrati tutti, perché erano proprio tanti, erano quasi 500. Grazie.